Sì, inquietante proprio l'adescamento di minori online, perché se si potenzia su questo fronte l'attività della polizia postale con più indagati e perquisizioni, si registra anche un'impennata di arresti, più 98% sul 2020, 137 persone. È chiaro che didattica a distanza e maggior connessione aumentino l'esposizione di bambini e ragazzi al rischio. È tanto anche il materiale sequestrato, quasi 300.000 gigabyte. Quali sono i reati? Andiamo a vederli. Il revenge porn, il caricamento online di materiale sessuale, 225 casi, quasi l'80% in più. La sextortion, l'estorsione nei confronti di una persona sempre fotografata o filmata, quasi 1.000 i casi, oltre il 50% in più. E infine lo stalking. Altro fronte prevalente dell'attività della polizia postale, la sicurezza online. Sono quasi 5.500 gli attacchi nel 2021, 126 ai sistemi finanziari delle imprese con frodi telematiche per 36 milioni di euro e 18.000 i furti di dati personali. Ma quello che colpisce è la questione terrorismo in rete ed eversione, perché accanto alle denunce per propaganda jihadista ed estremismo, che sono 39, emergono quelle della galassia dei movimenti Novax e No Green Pass. Parliamo di ben 101 persone, 300 i canali e i siti Novax finiti sotto monitoraggio, 15 le persone denunciate per la produzione di false certificazioni e falsi Green Pass. E non è tutto. La prevenzione antiterrorismo evidenzia, lo vedete, 12 indagati sul fronte dell'estremismo religioso e politico a livello internazionale. Ma nell'anno delle proteste contro i vaccini, dell'attacco, anche lo ricorderete, alla sede della CGIL, a livello nazionale sono 60 gli indagati per eversione di estrema a destra e di area antagonista e 43.000 i contenuti web monitorati. E anche qui spuntano i siti oscurati, che sono ben 88. È tutto a te. Grazie Elisa. E...